Alberto Montano, presidente del Consiglio Comunale di Termoli, ma anche candidato alle imminenti elezioni regionali per il PDL. E la sanità è sicuramente un argomento al centro di tante polemiche. I termolesi accusano l'attuale commissario di aver penalizzato più di un po' la sanità del Basso Molise e l'ospedale di Termoli. Lei cosa ne pensa? Io penso che non sia più il momento delle parole, sia il momento dei fatti. E i fatti sono che noi abbiamo impugnato questo piano sanitario perché riteniamo che al di là delle buone intenzioni che sono legate al piano di rientro, cioè alla necessità di razionalizzare la sanità nella nostra regione, nei fatti questo piano penalizza fortemente la sanità del Basso Molise, l'ospedale di Termoli, l'ospedale di Larino, perché non tiene conto di quello che è il bacino d'utenza, non tiene conto di quelle che sono le necessità della nostra popolazione e soprattutto non tutela un ospedale che in questo momento si vede fortemente ridimensionato e non ha più la possibilità e la potenzialità per assistere i nostri concittadini. Su questo i fatti sono che noi il piano l'abbiamo impugnato, abbiamo diffidato i commissari su questa vicenda, aspettiamo che l'atto venga eventualmente approvato anche per impugnarlo nel Tribunale amministrativo, perché pensiamo che davvero questo piano, così come impostato, non può passare. Il Comune di Termoli è anche l'unico dei comuni del Basso Molise che finora ha preso una posizione precisa rispetto a questo documento. Sì, perché come dicevo è il momento dei fatti. Io ho sentito in generale tante parole, tante polemiche, tante discussioni, ma mai nessuno che abbia in qualche modo preso un provvedimento anche forte quale quello di un'impugnativa e soprattutto non abbia portato avanti la battaglia che in questo momento va fatta con grande determinazione in maniera anche così coraggiosa come abbiamo fatto noi, perché io voglio ricordare che io sono un tecnico della sanità e assumermi in questo momento anche questa responsabilità credo che non sia una cosa semplice. Quanto riguarda invece i tempi di attesa, anche su questo argomento sono diverse le proteste degli utenti. I tempi restano lunghi per fare delle analisi qui all'ospedale. Il problema dei tempi di attesa è un problema di carattere nazionale e non solo. Sicuramente negli ultimi anni c'è stato un fortissimo peggioramento della situazione per quanto riguarda i tempi di attesa e questo è il segnale che questo piano di rientro sta progressivamente peggiorando la qualità del nostro servizio. Io penso che dobbiamo fare delle scelte molto importanti per quello che riguarda il futuro della sanità nei prossimi mesi, per quello che riguarda le strutture ospedaliere e l'organizzazione sul territorio, perché altrimenti rischiamo veramente di portare al degrado questo sistema. I tempi di attesa sono, come dire, un segnale, un indicatore di un sistema che non funziona e di un sistema che va assolutamente migliorato attraverso azioni che i tecnici ben conoscono e che vanno ovviamente poi presi dalla politica. In questo momento c'è bisogno sicuramente di buon senso e soprattutto di muoversi, perché la gente oramai comincia a essere esasperata e non è più possibile permettere che tutto questo vada avanti. Ci troviamo al porto di Termoli, uno scalo importante, ma da alcuni anni un po' silente. Le problematiche di questo porto sono numerose. I termolesi non trovano un vero e proprio interlocutore. Lei cosa dice? Ma io dico che ci vuole qualcuno che vada in regione, vada a sbattere i pugni e faccia sentire la voce di Termoli e soprattutto di quello che Termoli rappresenta per lo sviluppo regionale. Il porto regionale di Termoli deve essere uno dei punti qualificanti su cui si poggia il programma di sviluppo di questa regione.
non è possibile, insomma, che ad esempio il piano regolatore del porto sia ancora lì, che giace da anni, che non ci sia stata una regolamentazione, che ci siano problemi con la pulizia, che ci siano problemi con le banchine, che non ci sia la possibilità di fare una corretta programmazione, una corretta gestione di questo porto. Oltretutto questo può rappresentare per noi quello che è lo scalo verso l'Adriatico, verso la Croazia, verso i paesi dei Balcani, e anche questo mi sembra che non sia stato fino a questo momento ben valutato, soprattutto per quello che riguarda lo sviluppo occupazionale che può portare. Ecco, secondo me ci vuole qualcuno che conosca il problema e lo porti lì in regione per risolverlo. Ancora una volta i termolesi, anche per quanto riguarda il porto in generale e le infrastrutture, si sentono un po' dimenticati dalla regione, si sentono un po' penalizzati. Termoli deve tornare al centro dell'attenzione regionale, perché soltanto qui possiamo fare sviluppo, soltanto qui possiamo fare economia, soltanto qui possiamo produrre occupazione. Tutto il resto è probabilmente prevalentemente assistenza. Il centro economico di questa regione deve rappresentare sicuramente il modello su cui si sviluppa l'intera struttura regionale. La portualità, il turismo, i servizi, il consorzio di Termoli rappresentano dei punti qualificanti di quello che deve diventare il Molise del futuro. Sei un giornale? Sì. Dimmi che il comune ci vuole cacciare da qua, dimmi così. Però prima di cacciarmi qua ci stanno da fronte di farci. Ma voi che... A me 14 anni fa mi hanno cacciato da le mani, mi sa qua che la prospettiva che mi devono mettere. Che peschereccia avete? Eh? Che peschereccia avete? Nuovo conto. Nuovo conto. E lo muovimo, ne umi. Qua è la terza volta che ci danno la proroga che ci vogliono cacciare. Io 14 anni fa, da sotto la scalinata lì, ci hanno dato la proroga di venire qui dentro. Da 14 anni stiamo qua. Dall'anno scorso hanno incominciato a dirci che ce ne dobbiamo andare, adesso mi pare che a pochi mesi, un mese ancora, penso che ce ne dovremmo riandare, che dice che ci hanno fatto un'altra proroga. Qua io non mi sposto e sarei capace anche a rompere le cose, anche a costo di andare in galera, perché io 15 anni fa mi hanno cacciato da là sotto e ci hanno messo qui dentro, eravamo 5 barche. Queste 5 barche con la premessa che ci davano un posto dove appoggiarci a vendere il pesce. E adesso non lo so che cosa ancora stanno decidendo. Io penso che intanto il mercato sia di chi lavora. E siccome tu sei un lavoratore bisogna assolutamente tutelare chi ci sta. Vedremo questa cosa, ma sicuramente devi essere tranquillo, perché qua non dobbiamo cacciare niente e nessuno, dobbiamo permettere a chi lavora di poter lavorare con tranquillità. Sperando, però c'è un problema, che dicono che questo lo vogliono dare in gestione. Una volta dato in gestione, a me se mi cacciano fuori una volta dato in gestione ci deve essere la sicurezza per chi ci lavora di poterci continuare a lavorare. Speriamo, stai tranquillo. Speriamo questo, chi voglio fa Dio, l'unica cosa voglio lavorare. Buon lavoro, le pesci. Cercasse di buttare il pesce tutto dentro, che vabbè, quello là si risolve. Lo vedono pure, lo vedono. Sì. Ci troviamo nel centro storico di Termoli, è una zona molto antica, oggi sta tornando molto la valorizzazione dei piccoli borghi medioevali. Termoli ha sicuramente un bellissimo centro storico, anche se c'è qualche problematica, questo bisogna dirlo. Su questo qual è il suo pensiero? Ma io penso che questo sia un gioiello unico, e lo vediamo, lo apprezziamo soprattutto quando vengono a trovarci ospiti che rimangono colpiti veramente dalla bellezza di questo borgo, che oltretutto ha questo vantaggio di essere un piccolo promontorio che si estende sul mare, quindi ha questa ulteriore bellezza da poter offrire. Io penso che i centri storici anche della nostra regione, questo di Termoli in particolare, hanno la possibilità di rappresentare il fiore e l'occhiello di un programma di sviluppo del turismo, l'albergo diffuso, la riqualificazione urbana del centro storico, la possibilità di far rivivere attraverso attività legate al turismo questi centri, penso che siano sicuramente un obiettivo prioritario.
Il centro storico ha comunque più di qualche problema. Il vandalismo è sicuramente diventato un fenomeno preoccupante per gli abitanti di questa zona. Su questo c'è stato un progetto di videosorveglianza. Io penso che il vandalismo sia veramente uno dei problemi emergenti, non soltanto della città di Termoli, ma in generale, e che vada seguito con molta attenzione, perché questa voglia di sfogare contro le cose, contro le persone, la propria rabbia, la propria violenza soprattutto, deve rappresentare un obiettivo su cui noi dobbiamo ovviamente vigilare. Il progetto di videosorveglianza che qualificherà l'attenzione in particolare sul borgo, oltre che nel centro storico, rappresenta per noi sicuramente un progetto su cui dobbiamo realizzare la tranquillità dei cittadini e soprattutto contrastare questo fenomeno di vandalismo che veramente ci sta un po' preoccupando. Siamo qui in Piazza Duomo, una piazza molto amata e frequentata soprattutto dai giovani. I giovani però a Termoli, così anche in altri paesi del Basso Molise e della provincia, si lamentano perché non ci sono sbocchi anche sociali per loro, per le loro attività anche di svago. Sì, non ci sono punti di aggregazione, questo è veramente un problema importante. Cioè i nostri giovani una volta usciti, una volta in strada, o si ritrovano all'interno di un bar e quindi poi alla fine nella noia finiscono anche a bere in maniera eccessiva, oppure non sanno che cosa fare. Io penso e sto seguendo con particolare attenzione, anche con la collaborazione soprattutto di mio figlio che è interessato a questa cosa, un progetto per creare un centro sociale dedicato ai giovani, dove si possano trovare occasioni di incontri culturali, di corsi interessanti soprattutto per loro, quali possono essere quelli di cinematografia, di fotografia, un luogo dove si possano manifestare i nuovi talenti musicali, dove un gruppo musicale può andare esibirsi, affittare una strumentazione e poter dare sfoggio alla propria bravura, al proprio talento. Un luogo dove i giovani si possano incontrare facendo cose interessanti, e io penso che così noi veniamo incontro alle loro esigenze, gli offriamo l'opportunità per poter lavorare insieme e quindi per poter evitare poi di trovarsi in situazioni pericolose.